Amici di Calcio Napoli 24, cosa lascia Napoli-Fiorentina 3-0 semifinale di Supercoppa Italiana qui da Riyadh? Vi dico soltanto che questo albergo enorme che vedete alle nostre spalle è l'albergo di riferimento della Serie A e sabato arriveranno tutti gli ambassador della Lega per l'evento che precederà la finale. Però torniamo alla partita di ieri sera. Chi sono i tre migliori giocatori del Napoli per la prestazione a Riyadh? Io vi faccio i nomi di Alessio Zerbin, perché la doppietta in due minuti è stata qualcosa di record, è stato un record della storia della Supercoppa italiana, mai una doppietta così veloce, e per una prova di un ragazzo che non sempre gioca con regolarità e invece è riuscito a dare il massimo contributo in poco tempo, anche rischiando di farsi male sul primo gol segnato. Il secondo nome che vi dico è Stanislav Lobotka, perché i dubbi che c'erano su un'eventuale coppia a due con Kajust in mezzo al campo sono stati dissipati proprio da una posizione in campo molto più arretrata rispetto a quella lì di Kajust, e Lobotka è riuscito a mettere assieme una prestazione di assoluto rispetto, il classico Stanislav che conosciamo. Il terzo nome che vi faccio è quello di Giovanni Simeone, che il Ciolito, sempre preferito Raspadori da Mazzarri nelle ultime partite, ha sfruttato al massimo la propria chance, la propria occasione, l'aveva detto anche in conferenza stampa, voleva dare il massimo, un gol e un assist e soprattutto una prova di grandissimo sacrificio per la squadra azzurra, giocando da punta unica con tutti i compagni diversi metri più dietro. Lasciateci nei commenti i vostri tre giocatori migliori secondo la vostra opinione nella partita contro la Fiorentina, e poi ci riaggiorniamo qui da Riyadh. Si avvicina giorno dopo giorno la finale di Supercoppa, da scoprire chi affronterà il Napoli tra l'Inter e la Lazio.